base della spesa della contabilità finanziaria. Noi abbiamo le somme che vanno nei residui passivi quando io vado ad impegnare una somma nel bilancio, cioè faccio la determina di impegno, quindi vado a dire devo realizzare delle strade per 70, ma non pago nell'anno. Perché la strada ha dei tempi tecnici per essere fatta. Magari l'opera è stato fatto male. Esatto, è stato fatto male o è in corso. Okay? Quindi vado nelle decisioni. Prima del bilancio, prima del decreto legislativo 118, ok? Io avevo solamente l'atto di impegno per 130. E non c'erano residui passivi, non c'erano pagamenti, quindi avevo l'impegno per 70, non per 130, per 70 delle strade, e praticamente non avevo pagato nulla perché l'opera era in corso. Ok? Quindi che cosa è? La differenza tra somme impegnate 70 e pagate 0, il residuo passivo era 70. Ok? Che durante l'anno poi uscire di casa. Esatto. Da là che è scritto che non fanno l'erbo. Queste sono, somme impegnate ma non pagate. Ok? Quindi impegno meno pagamento. Allora, che cosa succede? Che in questo sistema io non ho contezza di quelli che sono effettivamente i residui passivi che possono corrispondere a dei debiti. Solo se c'è un contratto, cioè un vincolo giuridico. Perché se questo vincolo giuridico non c'è, io come faccio a determinare effettivamente il valore del debito di un ente locale? No? Quindi, ripeto questo concetto perché è fondamentale. Io facevo lo stanziamento per 130. Ok? Potevo anche, impegnare le somme senza un contratto. Poi quest'opera, come è avvenuto tante volte in Italia, non veniva realizzata, cioè si fermava qui all'impegno, e noi avevamo 130 come residui passivi. La domanda è un debito quello secondo voi? Prima o dopo il 118? Sempre. Se ho contrattualizzato, sì. Se è contrattualizzato, sì. Ma se non è contrattualizzato, no. Esatto. Ok? Posso fare un esempio? Prego. Nel corretto sindaco si presenta una ditta X dicendo a me, mi chiamavano per fare lavori qui, lavori su con i buoni, così buoni. Questi ricavi. Sì. Neanche quelli, a volte solo a parole di d'ordine, riscuoto 100.000 euro al comune. Dico, ma dove sono le evidenze? Dico, ma non ce l'ho perché mi hanno detto vado al sindaco. Esatto. Ho risposto un po' come la nonna ha detto, sì, sai che vuol dire, ma esatto. Purtroppo, poi chiaramente non era detto che quella fosse la cifra, eccetera, perché poi il discorso è perverso. No, questo è fondamentale, bisogna anche dire in parole povere cosa avveniva prima del 118. Poi il 118 ha avuto un periodo di sperimentazione di 2 anni per alcuni comuni, tra cui anche il comune di Trascaglia e anche Grotta Ferrara, ma è entrato in vigore il 1 gennaio 2015. Ok? Quindi tutto quello che sta emergendo in questi anni è dovuto a questa progressione che c'è stata, no? E ti ci vogliono un ente locale 2-3 anni per capire quello che è accaduto negli ultimi mesi, è fuori discussione. Quindi, tornando a noi, l'aspetto fondamentale che ha introdotto il periodo legislativo 118 è il principio della competenza finanziaria potenziata, lato spesa. Sempre lato spesa ha introdotto il fondo pluriennale vincolato. Perché? Mettiamo che io ho fatto lo stanziamento, ho fatto l'impegno, ho fatto quindi il contratto, perché altrimenti se non c'è il contratto non puoi fare l'impegno. E all'interno dei comuni vedrete tutti quanti dirigenti e funzionari che al 31 di dicembre si sbrigano a fare gli atti di impegno, perché altrimenti se tu non impegni le somme vanno in economia, si dice vanno in economia, significa che non le vedi più. Quindi tutto il processo di programmazione, stanziamento, impegno, eccetera, è nullo.
non conta più nulla. Ecco perché facevano gli atti di impegno senza il contratto, perché così tenevano le somme, però così aumentavano i residui passivi, ma quei residui passivi non corrispondevano a debiti, perché non c'era un contratto che vincolava il fornitore ad eseguire l'opera in maniera corretta. Hai capito chi è tuo padre? Quindi, sulle opere pubbliche,